cominciare in pochi giorni, adesso ho già fatto quasi 2 ore, quindi non voglio spingere ancora moltissimo sugli aspetti teorici, ma il problema che voglio evidenziarvi è questo. Allora, fino adesso noi abbiamo definito delle variabili semplici, cioè abbiamo definito delle variabili di tipo intero, reale, carattere e quant'altro, ma se io vi faccio un esempio, dovessi acquisire 100 dati da una linea di produzione, dovrei scrivere un programma nel quale mi definisco 100 variabili, quindi scrivo, sono numeri reali, scrivo float x1, float x2, fino a float x100, quindi immaginate scrivere 100 volte questa istruzione. Se le variabili diventano 200, io devo scrivere float 100 fino a 200. Se devo leggere 200 variabili, devo scrivere cin x1, cin x2, cin x100. E se sono 200, scrivo 200 volte questa cosa. Ragazzi, questo chiaramente diventa rapidamente una situazione assurda. Allora, i progettisti si sono inventati un nuovo tipo di dato, che è il cosiddetto tipo strutturato. Cioè, il tipo strutturato è un nuovo dato che contiene un aggregato di dati elementari. Allora, io potrei definirmi, per esempio, il tipo aggregato di 200 valori reali. Allora, in questo caso, non devo più scrivere x1 fino a x100, ma definisco un unico tipo di dato che chiamo array di 100 elementi di tipo intero. Questo tipo aggregato particolare, che è l'array, ha la caratteristica di aggregare insieme tutte informazioni dello stesso tipo. Cioè metto 100 numeri interi, 100 numeri reali, 100 variabili booleane. È un aggregato di tipi di dati elementari, ma tutti dello stesso tipo. Supponete invece che io voglio mettere insieme informazioni di tipo non omogeneo. Per esempio, voglio fare la mia una scheda personale per una applicazione, per esempio di tipo gestionale. Allora, al mio nome la scheda associata a me conterrà una variabile che deve contenere, per esempio, il mio nome e cognome. Questa che variabile sarà? Sarà una stringa di caratteri, cioè conterrà i caratteri C, L, A, U, eccetera, eccetera, per il mio nome e per il cognome. Poi mi serve una variabile numerica che mi porta l'età. Poi una variabile numerica che mi dice, per esempio, qual è il saldo del mio conto. Ho un'altra variabile che mi riporta la data dell'ultimo aggiornamento che ho fatto alle mie informazioni. La data è una terna, per esempio, di numeri interi. Allora, tutte associate insieme ci sono variabili numeriche di tipo reale, variabili numeriche di tipo intero, variabili tipo carattere che rappresentano il mio nome. Tutta questa roba la posso mettere insieme e chiamarla con un unico nome di variabile? La risposta è sì, e queste sono le strutture. Gli array invece sono aggregati di variabili tutte dello stesso tipo. Allora ragazzi, se io dovessi rappresentare il tipo, l'ente, l'elemento vettore dal punto di vista dell'analisi matematica, un vettore che cos'è? Se lo definite seguendo l'analisi, un vettore che cos'è? Forza, nessuno mi dà una definizione di vettore. Diciamo l'altra cosa, un vettore è una combinazione lineare, no? Sono in
insieme ordinato di elementi. Allora, ci stiamo avvicinando. Un vettore lo potete, diciamo, vedere come un elemento al quale è associato un insieme di componenti. Quindi un vettore avrà le sue componenti, un vettore in uno spazio R a 3 sarà caratterizzato da un modulo e da una direzione, e lo posso rappresentare mediante le componenti, cioè le proiezioni di questo vettore sugli assi, sul sistema di riferimento cartesiano. Quindi posso guardare per esempio un vettore identificato attraverso le sue componenti, oppure posso identificare il modo del vettore e così via. Ma se io un vettore lo identifico attraverso le sue componenti, ho rappresentato più o meno tutto quello che mi serve. Un vettore nel piano lo posso vedere identificato come una direzione, un verso, il modulo e la lunghezza del vettore, le componenti sono le proiezioni sull'asse X e sull'asse Y. Se io ho un vettore, uno spazio R alla N, come lo posso vedere? Rappresentato come una n-upla di valori reali che mi danno le componenti, mettiamoci per esempio nello spazio R a 3, ho questo vettore e questo mi rappresenta, è rappresentato dalle componenti nello spazio R a 3. Beh, allora, perché un vettore lo posso rappresentare mediante la n-upla delle sue componenti, allora l'array si presta molto bene come struttura dati per rappresentare il vettore, perché l'array me lo posso definire come un aggregato di n elementi tutti dello stesso tipo, per esempio reali, che rappresentano le componenti di questo vettore nel sistema di riferimento. Ma posso anche vedere il vettore come l'insieme dei valori che ho rilevato da una linea di produzione. Quindi vedere solo il vettore, vedere solo l'array, come aggregato di valori tutti dello stesso tipo. Ragazzi, tenetela bene in conto questa distinzione. Il tipo array si presta a rappresentare insiemi di dati tutti dello stesso tipo, indipendentemente dal significato che diamo a questi dati. Se io prendo per esempio un vettore di 100 elementi che rappresenta le misure che ho fatto su una linea di produzione, questo certamente non è un vettore, ma è un array, cioè un insieme di misure tutte relative a una certa linea di produzione, tutte dello stesso tipo, cioè per esempio dei valori reali. Viceversa, se io ho un vettore in uno spazio R alla N, allora le n componenti che metto dentro questo array rappresentano il tipo matematico vettore in senso stretto. Quindi con gli array io posso rappresentare insiemi di informazioni con l'unico vincolo che siano tutte dello stesso tipo, tutte intere, tutte reali, tutti caratteri eccetera, oppure con l'array posso rappresentare il tipo vettore da un punto di vista matematico, e su questo poi ci definiremo tutte le operazioni matematiche che possiamo fare sul tipo vettore. Qual è la caratteristica del vettore? Allora, in informatica con il termine array noi definiamo una sequenza di oggetti dello stesso tipo. Gli oggetti sono elementi dell'array e vengono enumerati, cioè l'elemento 0, l'elemento 1, l'elemento 2, fino ad arrivare all'ultimo elemento che è l'elemento n. Il tipo degli elementi immagazzinati in un array può essere qualsiasi, può essere sia un tipo predefinito dal linguaggio, intero, reale, carattere e così via, ma può anche essere il tipo complex che mi sono inventato io e che definisco mediante una
particolare istruzione che si chiama TypeDef, che vi farò vedere più avanti. Ma ricordatevi che il programmatore può definire nuovi tipi di dati. Abbiamo fatto l'esempio del semaforo, abbiamo fatto l'esempio del numero complesso e così via. Poi vedremo come si fa in termini di linguaggio. Allora, una volta che ho definito un mio tipo di dato, mi posso definire un array, cioè un aggregato di tutti tanti elementi che siano di quel tipo. Quindi in generale l'array sarà un array di tipi elementari o di tipi definiti dall'utente. Qual è il vantaggio? Allora, ragazzi, da un punto di vista pratico, guardate questa definizione. Con questa definizione sto dicendo al mio compilatore: guarda, non voglio usare un solo elemento intero, ma la mia variabile A, mediante l'operatore parentesi quadra aperta, parentesi quadra chiusa, e questo numeretto scritto qui dentro, mi dice: guarda, io non voglio usare un solo valore intero A, ma voglio usare un insieme di 100 elementi di tipo intero. Confrontiamolo con questa scritta qui. Allora, quando il compilatore vede questo, che cosa fa? Va in tabella dei simboli e qui c'ha la memoria. Allora dice: int è una variabile di tipo intero. Quanti byte occupa? Facciamo il caso generale, ma insomma il caso più comune è che l'intero occupi 4 byte. Allora vado in memoria a partire dall'indirizzo 1000 e mi prendo questi 4 byte: 1000, 1001, 1002, 1003. In tabella dei simboli scrivo che questo comincia all'indirizzo 1000. Poiché il compilatore sa che il tipo intero lo ha allocato su 4 byte, per lui i byte da 1000 a 1003 sono intoccabili perché sono riservati a questa variabile x. Poi si trova questa dichiarazione qua, che fa la stessa cosa. Dice: voglio usare 100 elementi di tipo intero, ma se una variabile di tipo intero occupa 4 byte, se me ne servono 100, ragazzi, 100 ma tutte in posizioni consecutive. Non è immaginabile che un array è memorizzato un pezzo qua, poi qua ci metto altra roba e poi ne metto un altro pezzo qua sotto. No, il compilatore dice: tu devi utilizzare un blocco di variabili tutte dello stesso tipo. Allora, questo blocco ha la caratteristica fondamentale di essere scritto in memoria tutti in posizioni consecutive. Quindi quando il compilatore legge questo, dice: mi servono 4 byte per un tipo intero, ma io ne ho 100, quindi mi serve un blocco di 400 byte in memoria, tutto disponibile, tutto in posizioni consecutive. Allora, vado qui, supponiamo che all'indirizzo 2000 trovo questo blocco. Allora, il mio vettore da chi sarà dato? Prenderà gli elementi da 2000 fino a 2399. Vi ricordo che gli elementi del vettore vanno da 0 fino al valore massimo meno 1. Quindi se ho un array di 100 elementi, saranno gli elementi da 0 fino a 99. Mi servono 400 byte da 2000 fino a 2399. Tutti questi byte sono tutti associati a questa variabile qui. Allora io qui dentro ci scrivo A, ci scrivo che è un array di interi, ci scrivo che è un array di 100 elementi di tipo intero che comincia all'indirizzo 2000. Quindi vedete, in tabella dei simboli le informazioni aumentano, perché devo dire che l'array si chiama A, che è un array di 100 elementi di tipo intero,
che comincia in memoria, se volete descriverlo meglio, qua possiamo dire è un int 100, quindi sono 100 elementi di intero, che comincia in memoria all'indirizzo 2000. Allora, quando ci chiediamo qual è la dimensione di questo dato, questo occupa 4 byte, questo ne occupa 400. Ho definito il tipo array di interi. Adesso mi chiedo quali sono le operazioni che posso fare su questo tipo. Io posso scrivere x uguale 10, ma posso scrivere a uguale 10? Che senso avrebbe questa istruzione? Vado qui dentro e metto 10 a tutti gli elementi, metto il primo 10. Allora, questa operazione è vietata nel linguaggio C++. Cioè, io non posso fare operazioni che coinvolgano tutti insieme questo blocco di dati. Le uniche operazioni ammissibili sugli array sono operazioni che riguardano gli elementi dell'array. Allora, se io scrivo a di i uguale 0, qual è il senso di questa istruzione? A è un array di 100 elementi di tipo intero. Scrivendo a di i uguale 0, io sto dicendo: guarda, prendimi l'iesimo elemento dell'array, che sarà un numero intero, perché questo è un array di interi, e faccio a scrivere il valore 0. Il problema che vi pongo è: ma io come faccio a prendere l'iesimo elemento? Io so solo che questo comincia da 2000 e finisce qua sotto. Per semplificarci i conti, facciamo l'ipotesi che il mio array, che il tipo intero, occupi un solo byte. Poi facciamo il caso più generale. Quindi facciamo il caso che occupa un solo byte. Allora, se occupa un solo byte, questi vanno da 2000 a 2099. Scrivo a di u uguale 0. Come faccio a capire l'elemento a di dove si trova? Supponiamo che i valga 15, che in memoria nella variabile i ci sia scritto 15. Allora, quando il compilatore ti vede questo, va in memoria all'indirizzo della variabile i, vedi che ci sta scritto 15, quindi vuoi prendere il quindicesimo elemento dell'array. Va in memoria all'indirizzo del quindicesimo elemento dell'array e scrivi il valore 0. La domanda è: ma come faccio a sapere qual è, dove si trova in memoria il quindicesimo elemento dell'array? Poiché gli elementi sono memorizzati in posizioni consecutive, come faccio a calcolare l'indirizzo di questo elemento? Avrò l'indirizzo base più i per d, dove D è la dimensione del dato. Allora, se il dato intero occupa un byte, io avrò indirizzo base più I per 1. Quindi, se I vale 15, io devo sommare all'indirizzo base, che io ho messo in tabella dei simboli e so che è 2000, devo fare 2000 più 15. E quindi il quindicesimo elemento dell'array, cioè A di 15, quale elemento rappresenta dell'array? A di 0 è il primo, A di 1 è il secondo, A di 15 è il sedicesimo. Dove si trova in memoria? Se il primo sta a 2000, questo si trova a 2015. Allora, con questa formuletta qua,
Una volta che in tabella dei simboli ho scritto che A è un vettore di 120 di tipo intero che comincia all'indirizzo 2000, quando il compilatore trova questo, dice: come faccio a capire qual è l'indirizzo? Applico questa formuletta. L'indirizzo base è 2000. La variabile i vale per esempio 15, vado all'indirizzo 2015 e in questo byte ci scrivo il valore 0. Ragazzi, se il tipo intero occupa 4 byte, allora torniamo al caso di prima, che qua c'era 2399. Allora, se io qua scrivo a di 3 uguale 0, come faccio a capire qual è l'indirizzo dell'elemento a di 3? 4, 2000 più 3 per 4, 2012. Allora, se sta su 4 byte, da 2000 a 2003 è il primo intero, da 2004 a 2007 è il secondo intero, da 2008 a 2011 è il terzo intero, da 2012 a 2017 è il quarto intero. Arrivo in memoria e in questo blocco di byte ci scrivo il valore numerico 0. Allora, qual è la caratteristica estensiva degli array? Che mediante questo trucchetto io non devo indicare le variabili per nome una per una. Cioè, se voglio leggere 100 variabili tipo intero e non solo array, ragazzi, io devo fare questo. Poi scrivo se diventano 200 aumento qua, aumento qua, ma se invece di fare questo io ho definito inta di 100, la lettura di 100 variabili di tipo intero come si fa? Se le variabili diventano 200, ho finito. Allora capite la enorme portata di questa struttura dati. Quando ha a che fare con aggregati numerosi di informazioni, se ho le variabili semplici, ragazzi, questo è quello che potete fare. Ma se ho invece un tipo strutturato come l'array, allora diventa questo. Quindi il tipo array è di fatto il tipo più utilizzato in assoluto in tutte le applicazioni dell'informatica, perché mi permette di avere una gestione estremamente flessibile. Ragazzi, ragioniamo un attimo su quello che sta scritto qua. I uguale 0. Qua è scritto cin maggiore maggiore a di 0. Ma dove si trova a di 0? Si trova in memoria all'indirizzo 2000 più 0 per D, 2000. Quindi A di 0 è il primo elemento che si trova proprio all'indirizzo 2000. I vale 1, qui è scritto C in A di 1. Ma dove si trova di 1? Indirizzo base 2000 più 1 per D. Se D vale 4, questo è 2004. E quindi 2000 fino al 2003 è il primo intero. 2004 fino al 2007 è il secondo intero e così via. Perché questo funziona? Perché il vettore è allocato in memoria tutti in posizioni consecutive. Se qui dentro ci fosse un buco sarei fregato, non potrei più applicare questa formula. Allora, i progettisti hanno definito il tipo aggregato in questa maniera perché mi consente di trasformare in maniera semplicissima questa istruzione
nel generico indirizzo dell'elemento ad i. Allora ragazzi, le variabili non devo più chiamarle per nome, ma posso indicare genericamente una variabile attraverso il valore del suo indice. Devo però fare ben attenzione a che cosa. Se ho scritto questo, qual è l'insieme di valori che può assumere l'indice del vettore A? I valori da 0 a 199. E se io sbaglio e scrivo, supponete che per errore, nella variabile i mi sbaglio qua e scrivo i minore di 500 perché faccio un errore, secondo me che succede? Questo è quello che voi nei programmi fate più di continuo, poi succede che il programma si blocca, vi compare errore al runtime e voi non vi sapete spiegare perché. Se scrivo questo, il compilatore compila, manda in esecuzione il programma e poi dipende da quello che succede. Allora, come si comporta il programma? Poiché sul tipo array non c'è nessun controllo, a differenza di altri linguaggi, come per esempio il linguaggio Pascal, nel quale io definivo scrivevo type uguale integer array 1 100 of integer, questa è la frase nel linguaggio Pascal, quindi si definiva un nuovo tipo che era l'array da 1 a 100 dei valori di tipo intero. Se voi provate a scrivere a di 200, nel linguaggio Pascal compariva un bel messaggio di errore, hai ecceduto le dimensioni del dato. Invece di fatto quello che c'è scritto qua è, questo è un aggregato di informazioni, la regola per tirar fuori l'indirizzo dell'elemento ADI è indirizzo base più I per la dimensione del dato. Nel linguaggio C++ c'è una funzione che si chiama sizeOf, scritto sizeOf, che applicato ad una variabile mi dice quanti byte occupa, applicato a un tipo mi dice quanti dati occupa, quanti byte occupa. Se volete sapere nel vostro compilatore NetBeans, nel vostro compilatore GCC, quanti dati, quanti byte occupa un intero, scrivete cout minore minore sizeOf int e vi compare un numeretto che vi dice un intero quanti byte occupa. Allora, mediante questa formula, nel linguaggio C++, quando io scrivo ADI, il compilatore traduce questa istruzione dicendo A più I per sizeOf int. A è la variabile che comincia in memoria all'indirizzo 2000, quindi dice 2000 più I per sizeOf int. Allora, se io qua sto scrivendo questa roba, lui che cosa dice? I vale 500. Allora qui scrive A più 500 per sizeOf int. Se I vale 4, se la sizeOf è 4, 500 per 4 fa 2000, 2000 più 2000 fa 4000, va in memoria all'indirizzo 4000 e ci scrive quello che ci scrive. Cioè leggo un numero da tastiera e lo scrivo all'indirizzo 4000. Ma l'indirizzo 4000 che cos'è? Può essere un pezzo di codice, può essere un'altra parte di programma, possono essere altre variabili. In pratica, mediante questa scrittura, io vado in memoria a un indirizzo che mi costruisco con questa formula e, senza fare nessun controllo, uso quello che trovo in memoria a questo indirizzo.
Allora, se sono fortunato e facendo questo errore eccedo, voi sapete che il nostro programma ha un'area di memoria dove c'è l'area cold, l'area theta e poi c'è lo stack in linea. Se io facendo queste istruzioni vado fuori quest'area, il sistema operativo interviene e dice ti blocco il programma perché hai tentato di mettere le mani un'area di memoria associata ad un altro processo. Allora sono fortunato perché? Perché me ne accorgo, perché mi compare un errore al runtime, hai ecceduto l'area del tuo programma e io posso capire che quell'errore è dovuto a un indice. Ma se invece indirizzo un'area di memoria che fa parte del mio programma, non me ne accorgo proprio. Il programma va qua solo, la scrive. Potrebbe anche finire qui dentro e addirittura cancellarmi il mio stesso programma o andare a cancellare i dati di altre variabili. È come una scheggia impazzita che si muove qui dentro dove trova l'app. Allora è assolutamente fondamentale che sia il programmatore a controllare sempre quando si accede a un array che l'indice sia compreso tra 0 e questo valore meno 1. Quindi l'indice deve sempre appartenere all'intervallo se il vettore è di 200, 0, 199. Ragazzi, questa cosa non ve la fa nessuno, siete voi programmatori a doverlo verificare. L'errore sugli indici dei vettori è la causa più tipica di errori nei programmi e poiché nel 99.9% dei programmi si usano gli array, questi sono gli errori in assoluto più comuni quando si programmano. Dovete fare voi molta attenzione ad utilizzare in maniera corretta questi dati. Detto questo, vediamo giusto qualche definizione e poi per oggi ci fermiamo. Allora, il nome del vettore è A. Allora, è chiaro che la variabile A di 0 dove si trova in memoria? Proprio all'indirizzo A, perché il nome del vettore rappresenta l'indirizzo di memoria dove si trova il primo elemento. A di 0 si trova allo stesso indirizzo di memoria di tutto A. Ragazzi, questa è un po' la cosa anomala dei vettori nel linguaggio C++. C'è questa confusione tra il nome del vettore e gli elementi del vettore. Di fatto, il nome del vettore che cos'è? È una particolare variabile che contiene che cosa? Vediamo se ci arrivate a questo lavoro. Io ho detto che il nome della variabile A corrisponde all'indirizzo dove si trova il vettore. Qua io per trovare l'indirizzo di A di scrivo A più tutta questa roba. Per eseguire questa istruzione, il processore che fa? Va in memoria all'indirizzo della variabile A e ci trova dentro l'indirizzo dove comincia il vettore, ci somma i per questa roba all'indirizzo dove si trova la variabile A di i. Allora la variabile A è una variabile che al suo interno che cosa contiene? Non un valore ma un indirizzo. Quindi il nome del vettore è una variabile particolare. Noi abbiamo già incontrato variabili di questo tipo. Quando abbiamo visto delle variabili che contengono degli indirizzi e non dei valori? Lo dica, se non è corretto come discutere insieme. Quando abbiamo parlato del passaggio di parametri nello stack e abbiamo detto che nello stack introduco il tipo reference, quella variabile in realtà non contiene un dato,
ma contiene l'indirizzo dove si trova il dato. Bene, questa è una variabile che ha una natura molto simile. Il nome del vettore è una variabile che contiene al suo interno l'indirizzo dove comincia il vettore. Ragazzi, allora avrebbe senso se io scrivessi A uguale 0, questa roba avrebbe senso. Prima vi ho detto no, ora vi dovreste rispondere perché no. Se io facessi questo nella variabile A, invece di vedere scritto 2000 ci andrei a scrivere 0. Allora quando faccio AD non vado a prendere l'esimo elemento in memoria a partire da 2000, ma a partire da 0. Il vettore me lo sono bello che perso. Allora è evidente che questa roba qua non ha nessun senso. Perché? Perché la variabile A è una variabile che viene diciamo scolpita una volta per tutte quando definisco il vettore, gli metto l'indirizzo dove comincia il vettore, questo numero non lo può toccare più nessuno, perché come tocco quel numero sto perdendo gli elementi che ho messo in memoria, perché se tocco quel numero quando scrivo ad i non trovo più l'iesimo elemento, perché quando scrivo ad i per trovare l'indirizzo dell'iesima variabile io scrivo a più i per size of int. Allora il contenuto, una volta che io scrivo questo, per il mio compilatore la variabile A diventa una variabile costante. Il valore che c'è scritto dentro glielo mette il compilatore una volta per tutte quando riserva spazi in memoria, cioè quando trova tutto questo blocco di byte in posizioni consecutive. Questo valore non può essere più toccato. Se faccio questo sto sporcando il valore, ecco che questa operazione è vietata per il linguaggio. Quindi il nome del vettore è una variabile costante che contiene al suo interno non un valore ma l'indirizzo di memoria dove comincia il vettore. Vi farò vedere che variabili di questo tipo si chiamano puntatori. Le vedremo più avanti nel corso e vedremo che c'è un legame molto stretto tra array e puntatori. Allora, detto questo, non vi annoio più con aspetti teorici che rivediamo nelle prossime lezioni, proviamo a fare una piccolissima applicazione e poi ci fermiamo. Allora, supponete che io adesso, avendo a disposizione un vettore, voglio memorizzare gli elementi, voglio acquisire da una linea di produzione dei valori di un sensore. Li voglio memorizzare, li voglio mettere in una struttura dati e successivamente voglio per esempio calcolare, fare un istogramma di questi valori accorpando insieme in un unico valore dell'istogramma questi valori k a k, quindi un istogramma che mi deve rappresentare il valore medio sui primi quattro valori, poi un altro elemento che mi rappresenta il valore medio sui secondi quattro valori e così via. Quello che vorrei fare è una roba di questo tipo. Supponete che io ho tutti questi valori, a ogni valore, ho raccolto 100 campioni, a ogni campione corrisponde un valore del sensore e io quindi ho un andamento. Supponete che voglio fare un istogramma nel quale prendo i primi k valori e mi faccio il valore medio di questi k valori, poi i secondi e mi faccio il valore medio di questi altri k valori e così via.
quindi raccolgo quelli e li voglio memorizzare in questa forma. Come faccio? Allora, proviamo a fare insieme, la disegniamo solo, poi vorrei che provaste a farla da soli questo semplice esercizio. Allora, la prima cosa che devo fare, se voi doveste fare a mano questa operazione, che fareste? Innanzitutto fareste un grafico nel quale per ogni campione ci mettete il valore. Poi prendete i campioni, se k vale 4, fate il valore 0, il valore 1, il valore 2, il valore 3, e fate la media e lo mettete nel primo elemento di storia. Poi prendete da 4 a 7, ne fate la media, mettete nel secondo elemento di listogramma e così via. Allora, parto da 100 campioni. Quanti elementi avrò nel listogramma se li raccolgo a 4 a 4? 25. Quali sono le strutture dati che mi servono per memorizzare queste informazioni? Abbiamo capito che mi servono 100 variabili per memorizzare i dati e 25 variabili. Allora lo faccio a mano, x1, x100, e poi faccio x1 più x2 più x3 più x0, x1, x2, x3, ne faccio la media e me lo metto in del valore, chiamiamo le variabili dell'istogramma i di 1 fino a i di 25. Oppure uso i vettori, uso gli array meglio. Allora, se uso gli array, come definisco le variabili per fare questa operazione? Mi servirà un array di almeno 100 elementi per memorizzare i valori singoli e un altro array di 25 elementi per memorizzare i valori del listogramma. Allora, definiamole. Quindi abbiamo detto che mi servirà un int, chiamiamolo v di 100 per memorizzare i valori, e qua poi ci scrivo float i, chiamiamolo is, istogramma di 25 per memorizzare i valori medi. Queste sono le strutture dati, questo è il dato in ingresso, questo è il dato di uscita. Adesso vediamo come faccio a fare questa operazione. Quando si scrive un programma, la prima cosa che bisogna fare è definizione delle variabili, acquisizione dati di input. Devo fare un ciclo, quindi qua potrei scrivere for int i uguale 0 in minore di 100 i più più, e qua ci metto cout in metti un valore, e poi ci scrivo cin v di in ciclo metti un valore e aspetto l'immissione e lo metto nella variabile v di, lo faccio 100 volte, ho riempito il vettore v di, che per ogni elemento, per i che va da 0 a 99, i che va da 0 a 99 mi contiene l'elemento che ho immesso e quindi il dato che ho acquisito dal sensore messo sulla linea di produzione. Adesso voglio fare l'istogramma. Come faccio? Allora, proviamo a farlo generico. Fatemi cancellare questa volta qui. Supponiamo che voglio accorpare i valori a k a k, quindi k è una generica variabile. Allora, come devo fare a fare questa operazione?
ragazzi, in pratica a ogni passo, mi seguite? A ogni passo la mia variabile qui vale 0, prendo i valori 0, 1, 2, 3. Al passo successivo i quanto deve valere? Se k vale 4, mi deve valere 4. Allora è come se stessi facendo un ciclo nel quale la mia variabile i si muove di k in k. E quindi è come se stessi dicendo for i uguale 0, i minore di 100, ma di quanto si incrementa? I più uguale k. Quindi non è i più più, questa istruzione significa i uguale i più k. Entro qui dentro e sto sul primo valore. Quanti devo sommarne? Abbiamo detto k. Però se k è generico, qua che scrivo? K è generico, può valere 4, può valere 7, può valere 22. Che ci metto qui dentro? Se K è una costante fissata a priori, un numero, qua scrivo I più uguale 4. E qua potrei scrivere S uguale a V di I più V di I più 1 più V di I più 2 più V di I più 3. Perché ho fissato che K vale 4. Ma se questo è un valore generico, questa diventa una somma generica. Una somma generica come si fa? Si fa S uguale 0 e qua devo fare un altro ciclo for. For J che va da 0, J minore di K, J più più, e qua che devo scrivere? S è uguale a S più V di I più J. In questa maniera, quando I vale 0, J vale 0 e sto sommando S uguale S più 0 più 0 fa 0. Poi sarà 0 più 1, 0 più 2, 0 più 3. Dopodiché devo fare la media e quindi il valore che calcolo sarà, che cosa ci metto nel vettore IS? Il vettore IS quale valore avrà? Qua ci scrivo fuori ciclo Z uguale 0 e qua scrivo IS di Z. Allora, questo è quello che faccio nel ciclo fuori. Poi una volta che ho finito questo ciclo, la variabile S ha sommato i primi valori e qua scriverò IS di Z è uguale a S diviso K. Dopodiché scriverò Z più più. Il programma è finito. Allora, ragioniamo insieme su tutti i passi che ho fatto. Ragazzi, vi è chiaro quello che ho fatto? Sono andato troppo veloce. Ragioniamoci insieme. In primo ciclo ho letto tutte le variabili. Adesso devo memorizzare il valore medio fatto a k a k. Allora, ho questo secondo vettore che inizialmente è vuoto. Mi pongo con l'indice z uguale 0. Vedete, il vettore IS ora è vuoto. Allora z vale 0, quindi questo è il primo elemento. Allora qui dentro
questo ciclo mi fa prendere i valori di queste variabili a k a k, perché i vale 0, poi vale 4, poi vale 8, se k vale 10, i vale 0, poi vale 10, poi vale 20 e così via. Per ogni volta che entro qui dentro devo fare la media di un gruppo di k valori. Per fare la media sommo i k valori e poi faccio il rapporto tra s e il numero di valori. Come faccio a fare questa somma? Vedete, qui i vettori mostrano tutta la loro potenza. Scrivendo i più j, io sto dicendo in ciclo somma all'indice i l'indice j che varia da 0 a k-1. Quindi è i più 0, i più 1, i più 2, i più k-1, cioè ho sommato i primi, ne faccio il rapporto, cioè prendo il valore medio, questo valore lo vado a scrivere qua, dopodiché incremento la variabile z, il prossimo lo scrivo qua e poi il prossimo più giù e così via. Una volta che ho fatto questo, in questi due vettori, qui ho le variabili che ho preso direttamente dall'input, qui ho calcolato i valori medi di questi elementi a k a k, volendo ne potrei calcolare anche la deviazione standard e metterla applico la formuletta, calcolo media e deviazione standard e di questi insieme di valori mi calcolo la media e la deviazione standard dei dati presi a k a k. Ragazzi, questa operazione con l'uso degli array si traduce in 4 righe di codice. Se non avessi questa struttura dati impazzirei dovendo scrivere questa cosa, ma soprattutto questo programma che ho scritto, se io uso invece dei numeri le costanti simboliche, allora qua mi definisco ora questo è un vettore generico di n elementi dove questa è una costante che io metto direttamente quando parte il programma. Cambio questo valore, cambiano tutto. Questo che cosa deve diventare? Allora, devo mettere un'altra costante, cost int k per esempio uguale 4, e questo mi diventa n diviso k. Dopodiché questo programma è completamente generico. Voglio prendere 1000 elementi presi a 20 a 20, cambio due numeretti che ho scritto qua, questo che ho scritto non cambia più. Ecco l'importanza delle costanti simboliche. Ragazzi, se lo faccio a mano e mi scordo di cambiare una di queste variabili, sono fregato. Se qua scrivo 100 e qua non scrivo 100 correttamente, ho commesso un errore. Allora, per evitare di commettere errori, usate le costanti simboliche. Tutto è espresso in funzione di queste costanti, una volta per tutte questa roba prende valore. Addirittura questi, e li potrei mettere nel file.h, il main e le altre funzioni non le tocco più. Questa roba è scritta una volta per tutte nel reader file, posso rigenerare il nuovo codice semplicemente cambiando due numeretti nel reader file e facendo il task build e ricompilo il mio programma. Ho fatto un'operazione concettualmente complessa, ma sono diventate tre istruzioni. Ragazzi, perché sono diventate così poche le istruzioni? Perché mediante l'array quello che io programmo è la singola operazione. Il fatto che venga ripetuta n volte è perché è inserita in un ciclo for. Perché posso fare questo? Perché ho gli indici.
gli indici derivano dal concetto di vettore che abbiamo introdotto prima. Se non avessi quello, tutta questa roba qua non avrebbe proprio senso. Allora, da adesso in poi noi ci concentreremo nello studio su questa struttura dati e la guarderemo sia come in questo caso come un aggregato di elementi, cioè l'array è un repository dove metto dei valori tutti dello stesso tipo. Poi vedremo l'array come realizzazione del tipo matematico vettore con tutte le sue proprietà. Alla stessa maniera faremo gli array bidimensionali, che possono essere repository di informazioni, ma anche matrici in senso matematico, e potremo studiare le proprietà prodotto matrici riga per colonna, prodotto di scalare di un vettore, prodotto scalare da due vettori e così via. Quindi da questo momento in poi, con questo nuovo tipo di dato, faremo tutte queste operazioni. Parallelamente porteremo avanti anche il concetto di struttura, perché a me anche l'idea di avere un'unica variabile che contiene dati di tipo disomogeneo vi può tornare molto utile nelle applicazioni. Allora, il tipo aggregato lo useremo in questa forma quando è un aggregato di oggetti tutti dello stesso tipo, con le struct quando saranno aggregati di oggetti di tipo diverso.